faccio veloce ad aprire. Marco, mi aspettassi. Ti aspettavo, aspettavo. Hey guys! Hey guys! Siamo nella nostra nuova casetta. Esatto. Non più arriva, ma a Padova che passa, che sono. E noi abbiamo fatto molti cambiamenti da come l'avevamo presa. Però volevamo farla vedere prima, e quando ci sarà un dopo faremo un dopo. Esatto, perché andremo all'IKEA, dovevamo andarci da tipo un mese, ma non ci siamo ancora andate. Però abbiamo sistemato un po' di cose e ora ve la mostriamo tutta. Non ancora. Questa è la nostra fantastica porta di casa, so che vi interesserà molto. Molto bella. E il citofono. Qua abbiamo messo un profumo che è già finito. Sì. Dovrei prendere un altro, molto buono, ve lo assicuro. Di cosa sa? Non lo so, sa di altura dei sogni. Capito? La nostra casa profuma di altura dei sogni. Bene, questa qua è la parte Giacconi. Entrata. Ah, pensavo questa. Vabbè dai. Cioè, non si capisce niente, però abbiamo tantissimi giacconi. Esatto. Qua c'è il bagno. E qua c'è uno specchio. Ma siccome questa è l'appoggio mascherine. Esatto, così non ce la dimentichiamo mai per riuscire. Esattamente. Bene, quindi avete visto un po' l'entrata, è piccolina. Okay. Ah, non è così piccolina, è sempre più piccola dai video, secondo me. Sì. Ma entriamo nel bagno. Allora. Qua c'è una bellissima luce per truccarsi. I nostri spazzolini, le solite cose da bagno. Ari ha sistemato tutti i trucchi. Tipo fino a ieri erano un macello. Vabbè, qua invece sono cose, altre cose. Non saprei descrivere un po'. Molto a caso, questa è di Giorgia, quindi si è disordinato, colpa sua. È la nostra conquilina comunque. Nostra Giorgia, cugina. Nostra cugina. Di qualche grado. Secondo, non so. Vabbè, doccetta, molto cute, ci piace. Non ci lamentiamo. A parte questo. Esce un po' poca acqua, però. Magari la cambieremo, vedremo. Questo è molto quadratoso, angoloso. E poi ovviamente non si gira la testa, spero vi giri la testa, no, e ovviamente i nostri dei sanitari. Il cesso. Dai. E questo era il bagno, un po' piccolino. Ah, qua mettiti in posa, sì, con no. Tuo fratello. Fratello. Qua e mettiamo, vabbè, ci siamo appena fatta la doccia, quindi ci sono gli asciugamani in giro. Però adesso mettiamo qua, questo è il mio, questo è Lauri, questo sarebbe di Giorgia ma non lo usa, quindi ci ho messo anche per lo Swiffer. E poi guarda, invece roba da donna. Abbiamo un bot, abbiamo aia. Che colata. Abbiamo il phone. Ricompogliamoci, siamo. Ok, andiamo a vedere il resto della casa. Andiamo. Siamo ritornati nella parte entrata. C'è un specchio che non mi piace onduloso. Molto, esatto, perché ha le righe, è onduloso, però non è che possiamo toglierlo, quindi bella. E qua faccio vedere subito il primo mobiletto, la nostra collezione di borsette, sciarpe, capellini, sciarpe cresto. E poi là dentro ci cinture. Sono le cinture. E qua mettiamo le chiavi da sole per quando era ancora caldo. E ovviamente le chiavi, così non ce le dimentichiamo mai. Ecco. A parte quando le perdo. Esatto. Aspetta che faccio un giro attorno al sole. Grazie. Wow. Lo so. Questa parte è scrivania. Divano. Okay. Allora, continuiamo. Stavo dicendo che questo è, come potete vedere, è un po' complicato, nel senso che questo non era così all'inizio, no. Quando siamo arrivate. Ma non serve spiegare com'era, non vogliamo sapere. Vabbè, io ho sistemato tutto. Yeah. E questo serve il mio armadio. È porta la mia camera perché non ci sta, però. Esatto. Vabbè. Armadio in soggiorno, questa è vita universitaria. Esatto, non me lo faccio vedere dentro perché è un po' un cesso, non abbiamo ancora gli appendini. Dovremmo comprarli. Questa invece è la nostra credenza. Bello, molto fornito. Questa sarebbe parte Auri senza glutine, questa parte mia di Giorgia senza glutine. Io bimbo speciale. Poi qua non so cosa. Questi vi presentiamo le nostre piante. Allora, questa si chiama Rapunzel, perché come potete vedere è molto, ha una chioma molto lunga. Poi c'è
Basilico. E guardate che carino, l'abbiamo già un po' tolto le fogliette. Torturato. Ma le abbiamo messe in freezer e intanto è ancora vivo, quindi stiamo facendo un buon lavoro. Poi vicino al divano abbiamo Venice e... Venice e Palm, che sono tutte delle beach. Beach, non beach, però sono like... Carine. E questo era il nostro divano, come potete vedere... Molto brutto sotto, quindi ci abbiamo messo le coperte che però non ci arrivano, però fa lo stesso. E coperte. E qua sotto abbiamo un sacco di coperte, altre robe. Che belle ciabattine. Ci siamo in tinta. Altre robe tipo... cosa c'è qua sotto? Coperte. E lenzuoli e quelle cose lì. Poi guardate altre piante ovviamente. Ma dobbiamo ancora dargli i nomi. È vero, queste qua... Nuove arrivate. Aiutateci con i nomi. Non li abbiamo dati. No, vabbè. Una potrebbe essere cipollina, che trovo cipollina. Sì, certo. Non lo so, cioè, sono erbe aromatiche, quindi... Sì, dobbiamo ancora scegliere i nomi. Vabbè. Questa è la mia scrivania. Cute. Wow. Auri. Date, non scherziamo, censuriamo. E niente, che belli i miei posti. Di Tiger. Molto fiera dei tuoi posti. E questa è la scrivania di Giorgi. Questo ciao, è nostro. Sì, vabbè. E questo dobbiamo compilarlo, l'abbiamo compilato a matita, ma non si vede. Sì, si vede, Padova, Arianna Aurora Giorgio, UniPD, camera una sigla. Date sempre, scegli mute, take spritz. Ecco. Comunque, lasciamo perdere. E niente, qua abbiamo, aspetta, due lampade perché questo ce l'ho già. E questa è mia. Questa è sua. Tipo lampada della Pixar. Anch'io ho questa lampada in camera mia, mi fa un po' schifo, però non voglio comprarne un'altra. Quindi, ecco la stanzina dell'aria con le finestre ho deciso, in alto. Esatto, sembra un po' una cella di una prigione, perché ha le finestre in alto. Però ho deciso di mettere la scrivania qua, perché così almeno mi dà più satisfying vedere tutte e tre le scrivanie. Guardate che carine. E comunque, per chi se lo stesse chiedendo, noi sì, studiamo qua, l'area le sempre video lezioni, io di solito sono in presenza, Giorgia a metà e metà, e niente, si usano le cuffiette e si fa silenzio. Allora, questo è il mio letto. Guardate che bello, e l'ho regalato io, è morbidissimo. Questo è un comodino, qua ho deciso di metterci i libri. Perché non ho altre robe. Continua a prenderti la sopra la testa, carina. Ah, yeah. E qua altre robe, non so, a caso. E vorrei metterci qualcosa sul comodino, ma non posso vedere niente. Fuori? Sì, va bene. Wow! Wow, che vista! Che bella PD. E mi arriverà uno specchio enorme che va da qui a qui. È alto 1,87 m, tipo qua, e mi arriva tipo domani mi arriva, quindi probabilmente se andate sulle storie lo vedrete, e voi metterci tipo tutte le edere intorno, e niente, vuoi fare la botanica. Ora andiamo nella stanza. Ciao! Ecco, questa è la stanza di me e Giorgi, Giorgio, vabbè. E abbiamo un letto, due singoli, li abbiamo messi insieme a matrimoniale, così almeno possiamo muoverci. E niente, almeno non sembra un po' più grande la stanza. Questi sono, questo è l'armadio, sono. Beh, dai. Un po' di credenze. Lì voglio mettere dei cactus. E qua c'è una porta finestra, che fa un po' paura a dir la verità. Sì, perché è bassissima, cioè vedete questo. All'altezza. Però guarda che bella vista che abbiamo. Bello. Ve la faremo vedere su questo, non è proprio un balcone, ma tanto come un balcone. Vabbè, no. Andiamo verso il prossimo, cioè no. Il balcone. Comunque questa era la mia stanza. E anch'io ho una coperta morbidosa. E anche voi dovete un po' finire di arredare, cioè abbiamo un po' tutto finito. Sì, però vabbè. Non ci lamentiamo, anzi. Questa è un'altra finestra. Bravo. Che diventa si può pure doppio, si può aprire. Per quando abbiamo gli ospiti. Volete vedere il balcone? Sì. Il balcone. Abbiamo pure un po' di verde. Molto dai, molto molto più. Qua fanno sempre i lavori, quindi la mattina.
ti svegliano. Sì, ovviamente. Poi abbiamo messo lo stendino. Perché non sappiamo dove metterlo. Comunque sì. Però okay. Quando piove lo stendino è coperto perché costa. E lì sono. C'è la cucina. Esatto, adesso andiamo in cucina. Aia, mi sono fatta male. Eccoci in cucina, quanto è bella ragazzi, guardate. Beh, è bella perché l'ho pulita io, se ci cucini tu è un cesso. Vabbè, shush. Ecco. Molto carina, molto moderna. Abbiamo un po' di immondizie lì, però non fateci caso. Non lo stavo facendo vedere, infatti. Ah, ok. La mia mocca, però ho deciso di prendere la rosa. Carina. Frigo, freezer e un'altra dispensa. Cioè, sì, sopra. È tipo... Freezer. E poi abbiamo il boiler per l'acqua, qua un po' di cartoni da buttare via, qua la lavatrice. E questi erano in camera di Giorgio e Aurea. Ma non ci stavano, quindi... Abbiamo deciso di mettere i piatti e le tazze e quelle cose lì. E facciamo vedere il nostro set di coltelli. E il microonde! Set coltelli. Set coltelli. Bellissimo. Anche uno perché l'ho appena lavato. Molto belli. Sì, a 10 euro. E niente, poi abbiamo micronte e frullatore. E Swiffer. Sì. Fine, e qua c'è anche l'altra porta per che dà sul balcone. Esatto. Woohoo! Fine. Questa è la nostra casetta, speriamo vi sia piaciuto il nostro apartment tour. Mm-hmm. E comunque siamo in affitto, in tre. E abbiamo trovato proprio una bella occasione, infatti la nostra mamma ha cercato da tipo maggio che cerchiamo. E sì, siamo super in centro a Padova e siamo super felici della nostra casetta. Speriamo vi sia piaciuta, commentate con alcune idee di arredamento. Tipo a me piacerebbe mettere un quadro dei led là sopra il divano, solo che non so se posso bucare i muri. Vabbè. E niente, poi un giorno che andremo a comprare un po' di cosine vi porteremo con noi. Esatto. E vedrete come sistemiamo un po'. Bye! Bye!